non è incompatibile con il votare contro un impegno da parte del Consiglio o un invito da parte del Consiglio per i consiglieri comunali che sia genetico. E cioè, come facevo la proposta precedentemente, di astenersi dal partecipare e votare e prendere parte alle votazioni riguardanti le scelte motivate del proprio mandato che riguardano parenti, affini al quarto grado. Quindi su questo, visto che il consigliere comunale ha formulato una proposta, si mette in votazione se la si vuole votare, se si vuole votare sulla proposta oppure no. Mi pare che questo sia quello che ha chiesto il consigliere Fuscio qualche ora fa. Io le faccio un'altra proposta però. Prenderei votato per vedere chi lo vota. No, l'invito che ha fatto Fuscio è che Fuscio ha chiesto al Consiglio Comunale di invitare i consiglieri che si trovassero ad avere gli esponenti fino al quarto grado di votare nell'ordine di quell'invito. E io voglio votare quell'invito. Vi dico di più però. E questo per la verità fa parte un'altra volta di un procedimento che parte male. Sì? Ma ci sarà, sì. Ma abbiamo visto un po' da aspetta. E c'è un dato fortissimo però, e su questo
bisogna un attimo ricordarci, gli occhi sono soprattutto delle persone che ci guardano, ci ascoltano e poi apprenderanno anche dai giornali quello che sta succedendo. Quando un consigliere comunale eletto nella PDL, che ha investito anche il ruolo di capo gruppo della PDL, fa delle denunce così severe su un atto, io credo che questa amministrazione dovrebbe quantomeno approvare una sospensione sull'atto prima di votare la scelta. La seconda considerazione, sicuramente più breve ma incisiva, è quella che rispetto a questo il capogruppo del Partito Democratico, che si presume essere un partito, ma credo proprio di sì, a livello nazionale di centro-sinistra, su questa questione delicatissima tace. Tace così come tace Salvatore Tarzano, Vitale De Maruglia, e Francesco Tarzano. Questo lancia ancora più sospetti sull'andamento politico di questa amministrazione e rende sempre ancora molto più particolarmente strano. Una loro opinione non l'abbiamo ascoltata, gradiremo sicuramente sentirla prima di andare a voi. Poi meditarlo quando è bene. La democrazia non è una merce di scambio. Tu non puoi pretendere che quando le ciarrettelle vostre sono rotte usate noi come opposizione per farci votare degli atti e poi ora che avete la quarta, il suo ciclo è aggiunto, volete subito andare a voi. Dovete dire alla città cosa state facendo. State votando ancora una volta un atto fasullo, un atto fasullo che comprende Marenti, ma cosa che ormai la città sa bene che siete. Diciamo se avete una vita abituatissima a fare, anche oltre quelli che sono anche di consiglio comunale e varie attività sociali di questa città, ma a breve poi ne parleremo anche sui quotidiani di quello che sta succedendo e continua a succedere da così. Rispetto a questo una parte dell'opposizione tace perché mi vorrei sbagliare, credo connivente con questa amministrazione, nulla, neppure una parola da parte del sindaco. Io credo una cosa, mi dimando come ci vedi, siamo ridotti a domicilio come opposizione, ma non ce ne vergogniamo. Abbracciamo la Costituzione così come la Repubblica, continuiamo a rimanere all'opposizione, a differenza di qualcuno, e perdete spiccioli politicamente, fate i sottogiochi e giochetti con questa amministrazione. Ecco, io mi sento di più che insomma credo che non sceglierete ancora una via di numeri, tra poco leggerete il collegio con i divisori. Noi abbiamo messo un sorteggio per darvi l'ultima possibilità di riscattarvi, di riscattarvi e di far capire alla città che quando meno questa amministrazione tra le varie difficoltà riuscirete a eleggere così a caso dei consiglieri di una come io dei risultati di voi. Nulla di tutto questo. Andiamo poi all'ultima analisi. Andiamo all'ultima analisi rispetto alla quale oggi, rispetto alle votazioni, la città sa che questa amministrazione è composta da più di 20 consiglieri comunali, fa parte anche una parte della votazione di questa amministrazione di cui ho già fatto il conto. Io sto contento e non tramando, tra un mese, tu caro sindaco e caro ritrovato amico, amichetto, Gennaro Rocer, sarete nelle stesse condizioni, sarete nelle stesse condizioni perché questa amministrazione fino a quando non imploderà, ma mai imploderà tutti i consigli comunali perché c'è un'opposizione seria, un'opposizione che crede nei ruoli, un'opposizione che è stata modificata, mai avremo sfuggito questo. Pertanto, continuo a ripetere, nonostante avete compatto in maniera fraudolenta da parte del PD, nulla è venuto prima, nessun atto per cui siete votati a essere castigati dentro la vostra città. Grazie consigliere.